Un saluto a tutti i lettori di Readball.com e gli amici di Euronics Italia. Siamo insieme a Gianmarco Poletti, Senior Product Manager Samsung Italia, divisione audio e video. Abbiamo parlato nei precedenti video delle novità riguardanti l'Ultra HD e l'OLED. Adesso Gianmarco ci parla di quelli che sono i progetti futuri di Samsung e di questi due trend del momento. A te Gianmarco. Allora, ovviamente abbiamo parlato di Ultra HD, abbiamo parlato di OLED e qui troviamo, come dire, il connubio tra i due, i due trend del futuro, o meglio, quindi qui presentiamo a IFA 2013 anche il primo TV schermo OLED con risoluzione Ultra HD. Semplicemente qui mettiamo insieme quello che è il meglio di entrambe le tecnologie, essenzialmente, quindi un TV con una qualità del colore, una gamma cromatica, un contrasto, una velocità del pannello dello schermo OLED con il numero di pixel e quindi la qualità del dettaglio che abbiamo con uno schermo Ultra HD. Qui a IFA presentiamo due prototipi con questa tecnologia. Quello alle nostre spalle è uno schermo piatto, mentre in un'altra sala abbiamo uno schermo curvo. Peraltro il design curvo è un design che poi abbiamo anche sul nostro OLED che abbiamo presentato, quindi per il modello, come dire, Full HD destinato al mercato per la fine dell'anno. Il grande vantaggio di uno schermo curvo qual è essenzialmente? È quello di poter avere sempre la stessa distanza dal punto di visione, quindi dai nostri occhi, allo schermo, e quindi permette di avere essenzialmente una qualità d'immagine, una esperienza visiva assolutamente molto più immersiva e tra l'altro anche di percepire lo schermo anche un filo più grande rispetto al polliciaggio che stiamo utilizzando. Quindi essenzialmente lo schermo curvo permette anche di avere un'esperienza visiva molto più coinvolgente e quindi di essere ancora, quindi grande risoluzione, esperienza visiva ancora più coinvolgente come quella che possiamo magari provare al cinema, dove peraltro in alcuni casi abbiamo già gli schermi che sono già un po' curvi, insomma. Perfetto, grazie Gianmarco. Ovviamente continueremo a seguire Samsung in attesa di novità anche su questa combinazione dei due trend. Per il momento dallo stand Samsung è tutto. Per readball.com Roberto Vadalà.